solidarietà, quella concreta, non ha bisogno di preamboli. Ecco un modo per aiutare i bambini di Chernobyl, per dare loro un presente più piacevole e un futuro. Non servono aggettivi, semplicemente un futuro. Io ho realizzato questo documentario per l'associazione di Cairo e Insieme per Chernobyl. Sono stato cercato da loro, ho fatto il viaggio insieme a loro e ho vissuto insieme a loro l'esperienza della consegna ai bambini di tutti questi aiuti umanitari. È stata una cosa che mi ha toccato molto personalmente, anche perché bisogna dire che molti di questi bambini durante l'estate vengono in Val Bormida a vivere qui per 2 mesi circa e vengono ospitati da famiglie della Val Bormida. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Now and now my life has changed in so many ways. Ho fatto questo documentario per poter comunicare a tutti i valbormidesi e a tutte le persone in Italia che sono interessate ad ospitare bambini di Chernobyl, in modo da poter comunicare a loro la vita che conducono questi bambini laggiù, in modo da poterli convincere, in modo da poterli incoraggiare a invitare questi bambini in Italia. La vita che i bambini conducono in Ucraina è completamente diversa da quella che vivono i bambini in Italia, cioè è una vita fatta di cose essenziali. Quello che mangiano è essenziale al massimo. Mi è stato detto che non mangiano cibi del tutto salutari. E la vita che fanno chiaramente nell'orfanotrofio è una vita di comunità, senza i genitori, una vita fatta di pochi conforti.